Ciao a tutti, benvenuti in questa nuova sfida. Dopo aver sfidato dei peperoncini davvero piccanti, oggi vado più sul leggero. Leggero, sempre di peperoncino pestone si tratta. Però, invece di cose pestonissime, oggi un habanero giallo. Sfiderò lui, ebbene sì, proprio lui. Mentre vi spiego da dove viene questo peperoncino e le sue particolarità, mi verso una bella birra, così sarà pronta per la sfida. E comunque questi habanero gialli vengono dal Messico, sono originari del Messico, poi si sono espansi in tutto il mondo naturalmente, ma comunque i paesi principali che li producono restano sempre il Messico e alcuni paesi del centro e Sud America. La piccantezza è elevata, vengono sempre considerati peperoncini di piccantezza medio-alta, ma raggiunge solo le 250.000 più o meno. La media è quella, 250.000 unità Scoville, rispetto all'abanero normale, quello rosso, che raggiunge anche le 500.000 di media, e gli altri peperoncini come il butto giolocchia che ho mangiato nell'ultima sfida, che superava il 1.100.000 unità. Quindi questo è un peperoncino abbastanza leggero. Intanto verso altra birra, finisco di versarla nel boccale. Tolgo il picciolo, che non è mai buono da mangiare. Aspetto che vada un po' giù la schiuma, così riempio la birra, riempio il boccale di birra. E anche se questo peperoncino è più leggero degli altri che ho sfidato fino adesso, lo stesso temo per la mia incolumità, perché comunque non sarà una sfida troppo semplice. Verso l'ultimo goccio di birra, eccola qui, bella fresca, pronta, che mi attende per la fine della sfida. Parte il cronometro e parte la sfida. Oh yeah! Wow. Bello carnoso, bello massiccio, e che buon sapore, è quasi dolce. E in bocca pizzica, però per adesso non dà particolari problemi. Sapore molto dolce, sa di frutta, ma non saprei che frutto particolare. Avete presente quando entrate da un ortolano, in un posto, in un mercato dove c'è tanta frutta, che si sente l'odore misto di frutta, di tanta frutta, e diventa indistinguibile, però è buono? Ecco, questo qui ha quel sapore, però sta iniziando a farmi sudare il naso. Sarà perché sono abituato ai peperoncini molto piccanti, però devo dire che questo è sopportabile, tranquillo, per ora. Un attimo, che adesso inizia a sprigionarsi il calore in bocca, ho parlato troppo presto. No, però per ora nulla a che vedere con gli altri peperoncini. E wow, allora, visto che riesco ancora a parlare, ne approfitto per spiegarvi perché
non ho più fatto esplorazioni. La prima serie di esplorazioni di quest'anno è ancora sospesa dopo le prime 4 esplorazioni, ma penso che lo sappiate tutti per le restrizioni causate dal Covid. Oh, vedo lì la birra che mi attende. È una gran tentazione. Inizio. No, fazzoletti. Inizio a sudare. Oh. Oh. Sudano gli occhi. Oh. Comunque vi stavo dicendo che appunto a causa delle restrizioni non si può uscire neanche dal comune, dal proprio comune, e lo sapete. Quindi magari la Lombardia nel mentre è tornata zona rossa e zona arancione da rossa, ma io ancora non lo so perché questo video lo sto facendo qualche giorno prima, e quando lo vedrete voi ancora io, insomma, avete capito, inizio a non ragionare più. Insomma, l'ho fatto prima che si sappiano le nuove decisioni del governo. Però devo dire che sto peperoncino inizia a pestarsi. Sì, sì, non come gli altri, però. Wow. Fa sudare. In bocca si sente. Però lo stesso ha un sapore. Era più carnoso degli altri. Oh, è molto saporito. Sapore appunto di frutta, lascia anche adesso, dopo un po', quanto è passato? 4 minuti, più di 4 minuti. E la piccantezza non sovrasta il sapore. Buono, molto buono questo. Questo tipo di peperoncino. Wow. Oh. E poi anche esplorazioni e nuovi video ne sto facendo pochi, anzi esplorazioni zero. Vorrei fare anche viaggi in kayak, ma a parte le restrizioni anche la mia spalla sinistra, come sapete, non è messa bene, e ormai anche per fare dei lavori, qualsiasi lavoro poche ore e poi devo riposarmi almeno fino al giorno dopo, se non di più. Oh, perché fa proprio male. Alla fine sono quasi 6 anni che vado avanti con questa spalla rotta. Avrebbero fa ruttare, digestione. Avrebbero dovuto operarmi a febbraio marzo dell'anno scorso, e anche in questo momento sta bruciando. Brucia più la spalla nella bocca col peperoncino, ma questo è un altro discorso, fa niente. Comunque anche per questo non sto facendo più niente, e anche quando si ripotrà andare in giro, fare esplorazioni, sì, ma andare in kayak sarà dura. Io ci proverò, beh, magari fare qualche tragitto breve e non troppo impegnativo, come del resto ho fatto negli ultimi 2 anni. Oh cavolo, inizio, è il momento culminante. Oh, piccantezza a scoppio ritardato. Che fa venire anche il fiatone, anche in questo caso. Però è molto più sopportabile degli altri peperoncini. Fa sudare anche questo. Però, a parte lasciare il sapore più saporito, ma ecco, per chi non è abituato, sicuramente questo è meglio per cominciare con i peperoncini piccanti. Quindi se trovate gli habanero gialli, andate tranquilli che non vi ustionate come con gli altri peperoncini. Oh, sudano gli occhi. Oh.
dai, siamo a 7 minuti e mezzo passati. Sfida facile, anche perché sembra che il picco massimo della piccantezza sia passato. Lì c'è sempre la birra che mi tenta, ma io resisto, tanto ormai poco più di 2 minuti e ripasso tranquillamente. Comunque sempre un'impresa non facile. Se non siete abituati al piccante, non mangiatene comunque uno così intero, neanche di questi qui gialli. Andateci piano, fateli a fettine, a pezzettini, vedete quanto ve ne basta per raggiungere il vostro livello di piccantezza che gradite. Dai che a 10 minuti ci arrivo tranquillo. E comunque stavo dicendo, questo esperimento, queste sfide, fatele solo se siete già ben abituati a mangiare piccante, altrimenti no. Un minuto, manca un minuto. Dai, 30 secondi e ce la faccio. Io mi preparo già con la birra in mano. Gli ultimi 10 secondi. Andrei anche più avanti, ben più avanti, perché come vi ho detto non sono piccanti come gli altri. Però 10 minuti sono passati, poi tirare in lungo anche mi sembra stupido. Quindi via con la birra. Oh yeah! Wow! Buono! Buono, buono! Il sapore del peperoncino con la birra. Birra chiara lager. Birra chiara. Questa qui, normalissima birra chiara. Cavolo, che buon sapore che mi ha lasciato in bocca. Non c'è neanche troppo bisogno di ripigliarsi. Questa sfida tranquilla, ma questi peperoncini sono davvero buoni, sì sì sì. Ora, mentre io mi gusto il saporello del peperoncino con la birra, ci sta davvero bene. Sì sì sì. Voi continuate a seguirmi sul mio canale YouTube Two Speed Music and Travels. Iscrivetevi e attivate le notifiche, così saprete sempre quando escono nuovi video. Iscrivetevi anche ai miei gruppi su Facebook, Urbex and Mystery e Escursioni in Viaggio in Kayak. Date un'occhiata anche alla mia pagina, sempre su Facebook, Two Speed Artigianato. E noi ci vediamo al prossimo video. Oh yeah.